Volevo un po' spiegare che cosa, diciamo, è successo ieri, premettendo innanzitutto che un aspetto importante nella vita di ogni realtà territoriale è il controllo del territorio, perché soltanto attraverso il controllo e la conoscenza del territorio si può addivenire a prevenire fatti delittuosi, reprimerli una volta verificatisi e individuare i colpevoli, essere di supporto alla cittadinanza, alla popolazione, avere un rapporto e riuscire a comprendere quelle che sono appunto le necessità del territorio. Per cui questo è il motivo per cui appunto da vari anni a questa parte il Ministero dell'Interno, attraverso l'opera dei Questori, preme sempre di più perché l'attività di controllo del territorio, che sarebbero le volanti, venga realizzata e mantenuta quanto più efficiente possibile. Dunque, questo è accanto a ciò mi permetto di aggiungere che la collaborazione con la cittadinanza che segnala, che avverte, che anche diciamo in maniera anonima, cioè sapendo che la sua privacy, diciamo, sarà salvaguardata quanto più è possibile, è fondamentale, è un po' quello che è successo ieri, perché a fronte di un evento delittuoso, di un fatto reato, diciamo, noi siamo stati allertati, il commissariato di Termoli è stato allertato da una chiamata sul 113, in cui veniva segnalata appunto delle grida all'interno di una farmacia, una persona che scappava. La volante ha potuto arrivare sul luogo in pochissimi minuti e così ha appreso che era stata perpetrata una rapina, per meglio dire, una donna di età più o meno sui 40 anni, con i capelli rossi molto magra. Questo è poi quello a cui si è giunti, perché all'inizio ovviamente le descrizioni non sono così precise per la concitazione del momento. Era entrata in questo locale con una siringa in mano, che possiamo vedere lì, una siringa da insulina, la classica siringa da insulina che non aveva ovviamente il cappuccio e la protezione, sono state messe per salvaguardare anche il personale. Ha saltato il bancone un po' come nei film western, sfida all'Ok Corral, e il classico, diciamo, salto da cowboy della staccionata. Ha saltato il bancone e è andata dove era dislocata la cassa e dalla cassa ha prelevato quello che c'era. Non ha avuto il tempo di mentre stava risaltando il bancone con appunto le somme di denaro in mano, è stata trattenuta da un commesso che appunto prontamente è intervenuto. Lei è riuscita a divincolarsi, è fuggita abbandonando la somma di denaro che stava un po' per terra, un po' sparsa, e è andata all'esterno del locale. Lì è anche caduta. Nel cadere si è aperto lo zaino e dallo zaino è anche uscito questo coltello che ha abbandonato per strada. Dopodiché si è dileguata. Le descrizioni, l'immediatezza è intervenuta alla volante, ha cercato di, innanzitutto ha subito sequestrato le armi, ha cercato di avere una descrizione per poter cercare di rintracciare qualcuno. La descrizione fornita nell'immediatezza era di una persona alta, magra in una segnalazione, e in un'altra sembrava un po' tondetta, e poi spiego anche perché. In un caso con i capelli rossi, qualcuno l'aveva vista invece con qualcosa di nero che si era dileguata. Sono state chiamato in supporto altro personale della polizia giudiziaria che da questi pochi elementi, insomma, è riuscito a prelevare
perlustrando la zona nei pressi, è riuscito a risalire a delle conoscenze di, diciamo, persone che gravitavano nell'ambiente di quella, per quella tipologia di reati, e in effetti ferma di lì a poco questa donna di 37 anni che era ancora in zona con i capelli rossi. La discrepanza, diciamo, nelle prime segnalazioni era dovuta al fatto che, come poi è emerso anche sia dalla perquisizione a casa e sia dalle dichiarazioni fatte con un po' più di calma in ufficio, che indossava un giubbotto invernale, per cui abbastanza voluminoso, che a una certa distanza dà una percezione diversa delle fattezze. E invece la prima persona che l'aveva toccata aveva notato che era invece molto magra. E anche per quanto riguarda i capelli, la discrepanza era data dal fatto che in un caso, quando è caduta, aveva perso il cappuccio, per cui si vedeva questo capello rosso a mezza spalla. Nel primo caso invece, indossando il cappuccio, si vedeva qualcosa di nero. Ecco perché la concitazione del momento molte volte fa sì che debbano essere interpretate e precisate quelle che sono gli elementi che si possono acquisire nell'immediatezza. La cosa che ci ha resi molto felici è innanzitutto che nessuno si sia fatto male, perché davanti a questi fatti, anche e soprattutto quando si usino armi, che può essere una siringa, perché anche pungersi non sapendo se è stata usata o meno, nella fattispecie sembrava usata, insomma, e comporta tutta una serie di accertamenti, ma anche le armi, l'agitazione può anche portare a gesti inconsulti, per cui la cosa fondamentale è che non si sia fatto male nessuno. In esito alla perquisizione fatta subito dopo è stato rintracciato tutto l'abbigliamento che dalle informazioni assunte risultava indossare la rapinatrice, e che è appunto persona conosciuta, aveva altri precedenti specifici per reati contro il patrimonio, e che è stata tratta in arresto e concordato con il PM, poi è stata posta ai domiciliari in attesa degli ulteriori provvedimenti. Ci sarà un'udienza domani mattina. Questo è l'incasso. No, l'incasso lei lo ha lasciato lì. Sì, ma è stato quantificato. Qual era la somma, sinceramente? Perché la cosa importante è che poi di fatto è. Sto vedendo, non me lo ricordo. No, non lo abbiamo. Non lo riesco a trovare. Anche perché, ripeto, non avendo in genere, quando si trovano i soldi, si contano per poterli, diciamo, restituire, lì già i proprietari erano a terra e per cui hanno provveduto a raccoglierli. È stata una colluttazione? Non proprio una colluttazione, è la, diciamo, fermata, per cui si è divincolata da questo abbraccio, chiamiamolo un po' così, e fuggendo, per cui non c'è stata una, ecco, aggressione, non la rapina è aggravata perché con l'uso di armi, perché a parte il coltello che comunque aveva, anche la siringa, cioè la classica o estorsione o rapina con la siringa in mano, equivale a un'arma. Le 8, no. Le 8. La siringa era usata? La siringa era usata. Non so se l'avesse usata lei o raccolta per terra, questo non sì, ma dagli ulteriori accertamenti potrà emergere questo particolare. Non posso dire che fosse usata da lei, insomma. Questa è la farmacia di turno, essendo domenica, giusto? Non lo so se era la farmacia di turno, ma non vorrei neanche dire, anche se di domenica, non so, se il paese è piccolo, per rispetto anche, io non dico mai i nomi, è una modalità anche per cercare un po', perché già chi ha subito
un fatto che, per quanto risolto sì, insomma, nel miglior modo, però è sempre un po' traumatico, sia per chi ci lavora e sia per i titolari, insomma, da quella, non lo so, io immagino, penso a me quando mi hanno rubato la macchina, insomma, già è stato un fastidio. E ripeto, la cosa che mi ha resa estremamente contenta è stata appunto la segnalazione sul 113 dai testimoni, dai passanti. Molto spesso noi veniamo a conoscenza di fatti addirittura che vengono pubblicati sui giornali senza, in quel momento, cioè senza che chi ha subito e l'ho noto, ho avuto modo, insomma, andare in quel po' di tempo, questo qui è abbastanza usuale a Termini rispetto, insomma, ai posti di cui io ho avuto esperienza, che sì, ci si rivolge spesso alla stampa, ma non si va a denunciare. Ora non c'è un obbligo di denuncia, ma chiaramente il non essere a conoscenza di fatti che si verificano non ci consente neanche di cercare di dare quel senso di sicurezza e di anche capire se è necessario intensificare i controlli in una zona piuttosto che in un'altra, perché magari in quel momento, in quel periodo, può essere l'estate, può essere l'inverno, può essere perché se ci sono dei furti vengono presi di mira alcuni posti, o se sono soliti esserci assembramenti o altre tipologie, cioè non ci dà la possibilità di mappare quella che è la realtà, ma soprattutto di capire che cosa sta succedendo e come risolverlo. E questo vale per le truffe, gli anziani, adesso magari con l'inverno cambierà un po' la tipologia degli eventi, per cui si sta meno fuori, si sta più in casa, allora anche il delinquente userà un altro, mentre che sono d'estate possono essere più frequenti i furti d'auto perché si esce, o i furti in appartamento, dove qui fortunatamente, insomma, si è abbastanza in salvo, e cambierà questa. Allora la collaborazione della popolazione, che io chiedo sempre con grande proprio con grande passione il termine, è lo strumento per cui poi, se uno la denuncia non la vuole fare, non c'è un obbligo, ma ecco, il parlarsi, il comunicare, il far capire qual è la realtà con un qualsiasi mezzo, che ovviamente sia attendibile, chiaramente, serve per consentirci di dare quella sicurezza e di quel controllo del territorio che noi, insomma, auspichiamo sempre sia, anzi chiedo la vostra collaborazione. Quando vi capitano le notizie che voi giustamente pubblicate, eccetera, se anche lì verso le persone che vi contattano potete sempre cercare di dire, ma la necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine, di segnalare, perché in questa maniera, ecco, il cerchio, collaborando tutti insieme, si può chiudere e mettere in secondo piano chi invece sta oltre la legalità. Scusa, dottoressa, quando sei stata là, qui non c'erano altri clienti in farmacia? In quel momento non ci consta, no. Ed è un po' più l'orario già. Ma questa donna è di Termini, è originaria di Termini, di Bibettini? La farmacia era avviata la chiusura, non proseguiva per il turno serale. Ma è una domanda a cui, tra le varie mille incombenze, diciamo, non gliel'abbiamo chiesto. Quindi è stata rintracciata subito dopo, nell'arco sì, di un'ora? Sì, diciamo. È stata rintracciata nell'arco di un'ora e un quarto. Si era cambiata, sì. Ecco, non ho dimenticato questo particolare. L'abitazione è stata è stata trovata in giro, si era cambiata, era andata in abitazione, si era cambiata, probabilmente per, diciamo, far perdere le proprie tracce, o comunque nascondersi, mimetizzarsi, il termine più corretto, e infatti non indossava nessuno
dei capi di abbigliamento che erano stati usati invece durante la rapina. È stata riconosciuta innanzitutto dalla conoscenza che il personale di Volante ha del territorio, cioè chi più o meno ha queste caratteristiche, perché abbiamo la fortuna, insomma, la fortuna o la sfortuna, non lo so, che insomma, è la persona conosciuta. Poi il cappello rosso è anche un altro elemento, e anche appunto questa caratteristica fisica di essere alta e magra, non so. Poi si è... stato anche supporto di telecamere, no? No, no, perché le telecamere non c'erano nella zona e nell'esercizio non funzionavano. Stava in zone, diciamo, limitrofe e per strada. Sì, sì. Stava camminando per strada, non sappiamo per dove. Ripeto, con un abbigliamento completamente diverso. La sua residenza era vicino al luogo della rapina? Il numero di telefono? ok, se non c'è, grazie infinite. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.